costi della politica ridotti in favore di chi si distingue con merito nello studio. Il progetto Solidiamo è nato con questo intento e la genuinità dei suoi fini ha trovato la consacrazione sabato mattina in Villa Comunale a Frosinone. Il sindaco Nicola Ottaviani ha consegnato le borse di studio agli studenti del capoluogo. Quei soldi arrivano dal progetto Solidiamo, un pallino che lo stesso Ottaviani promise durante la campagna elettorale e che ha realizzato una volta sedutosi sulla poltrona di sindaco. Decurtazione del 50% degli stipendi dei politici comunali, sindaco, assessori e consiglieri. Così è stato creato il Fondo Solidiamo, un aiuto economico destinato a giovani ed anziani. Per le nuove generazioni, l'amministrazione Ottaviani ha pensato alle borse di studio, 280 quelle finanziate, di cui 80 da 500 euro circa per gli universitari, 100 da 200 euro circa per gli studenti delle medie ed altri 100 da 300 euro circa per quelli delle superiori. In totale 90.000 euro. Per l'assegnazione delle borse di studio si è tenuto conto di diversi fattori. I beneficiari delle borse di studio sono stati indicati dalle singole scuole di appartenenza che hanno elencato gli studenti in particolari condizioni economiche, distinti però anche da un ottimo rendimento scolastico. Chi non ha ricevuto la borsa di studio è invece beneficiato di un abbonamento per seguire le partite casalinghe del Frosinone Calcio.